L'associazione Montessori Brescia invita tutti a partecipare al convegno Educazione e Pace sabato 3 ottobre presso il Palabanco di Brescia. Un'iniziativa di spessore che si prefigge l'obiettivo di approfondire il legame esistente tra educazione e pace. Molti gli ospiti illustri e di respiro internazionale che parteciperanno e di cui ci parla Rosa Giudetti, presidente dell'associazione Montessori Brescia. Allora, questo è il terzo convegno organizzato dalla nostra associazione e quest'anno abbiamo voluto affrontare un tema molto delicato e molto attuale, cioè il legame che esiste tra l'educazione e la costruzione di un mondo di pace, perché purtroppo viviamo in un momento storico particolarmente violento, dove assistiamo impotenti alla strumentalizzazione dei bambini, a aggressività nei loro confronti, e anche su questo tema Maria Montessori ha tanto da dire, perché il suo pensiero pacifista è ancora molto attuale e molto bello. E quindi con questo convegno internazionale vogliamo dare al territorio, a chi parteciperà, la possibilità di fare una riflessione seria su quello che Maria Montessori può dare anche relativamente a questo tema. Il convegno si svolgerà il prossimo 3 ottobre al Palabanco di Brescia, a Brescia città. Sì, allora noi abbiamo scelto una serie di relatori non solo italiani ma anche stranieri, proprio perché abbiamo voluto dare un taglio internazionale e far comprendere anche qui in Italia il grande valore del pensiero non solo pedagogico ma anche filosofico di Maria Montessori. Avremo con noi la bisnipote di Maria Montessori, Carolina Montessori, la figlia di Mario Junior, che è anche socia onoraria dell'associazione Montessori Brescia. Poi avremo Rama Reddy per Rajendra Gupta, che verrà dall'India e ci verrà a parlare di delle assonanze che ci sono tra il pensiero montessoriano e il pensiero di Gandhi. Poi doveva venire la sorella di Sua Santità il Dalai Lama, ma proprio roba di un paio di giorni fa abbiamo saputo che non le sarà possibile intervenire, e quindi verrà al suo posto a parlare dell'educazione che viene data ai bambini tibetani in India, nel Tibetan Children's Village, che è un'educazione di stampo montessoriano. E al suo posto verrà la vicepresidente dell'Association Montessori Germany, quindi anche questo un ospite di grande importanza a livello internazionale. Poi avremo Paola Trabalzini, che fa parte dell'Opera Nazionale Montessori ed è docente alla LUMSA, che parlerà della figura della donna secondo Maria Montessori, perché Maria Montessori è stata anche una femminista ante litteram e aveva capito quanto fosse importante il ruolo della donna nella costruzione di una società civile pacifica e sinergica. E poi avremo David Connelly, che ci parlerà olandese, che ci parlerà, non è un montessoriano, ma è una persona di grande spessore che lavora nel campo della ricerca in quelle zone dove i bambini sono state vittime di guerre o guerre che sono in corso o che sono passate da poco, e quindi si deve tentare di ristabilire uno status di normalità, per quanto ci possa essere normalità. E poi avremo Don Fabio Corazzina, che è bresciano e quindi è un sacerdote del Santa Maria in Silva a Brescia, che ci parlerà dell'educazione di Don Milani, quindi del pensiero di Don Milani. Per cui un convegno sicuramente montessoriano, ma che affronterà il tema della pace anche attraverso il pensiero pacifista di altre persone, e quindi il Dalai Lama, e quindi Gandhi, Don Milani, insomma un convegno veramente che speriamo possa essere di gradimento per chi vorrà intervenire e partecipare. Stabile non solo sulla nostra pagina Facebook, sempre sulla pagina Facebook abbiamo creato una pagina proprio dedicata all'evento, e poi sul nostro sito internet www.montessoribs.it.